Si moltiplicano nel mese di dicembre le iniziative in favore della Fondazione Telethon e come ogni anno la delegazione di Margherita di Savoia chiama a raccolta il territorio per dare il proprio contributo alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Il Gran Galà organizzato all'ultimo piano dell'Hotel Terme è l'occasione per trasformare i tradizionali scambi di auguri natalizi in un importante momento di solidarietà. Lo scorso anno abbiamo raccolto 4.500 euro in occasione del Gran Galà e l'anno precedente altrettanti. Quest'anno speriamo anche di essere altrettanto generosi. Partecipano i migliori ristoranti di Margherita di Savoia e abbiamo delle belle eccellenze nel nostro paese. E tutti che partecipano in maniera disinteressata, in maniera spassionata. Abbiamo anche il maestro Enriquez in rappresentanza dell'associazione Cuochi e Pasticceri della BAT, abbiamo l'Associazione Italiana Sommelier, delegazione BAT, quindi abbiamo la crème della crème. Al Gran Gala Telethon di Margherita di Savoia presenti anche le istituzioni del territorio. È l'unico modo per stare vicino, aiutare i bambini che soffrono di queste malattie rare, nonché i genitori e i familiari. L'unico modo per aiutarli è quello di reperire fondi nella speranza che la ricerca porti finalmente una parola fine a queste malattie genetiche rare che veramente sono di una piena sofferenza per chi le riceve, ma anche per i genitori che lo assistono. Il Gran Gala Telethon trova anche per questa edizione l'ospitalità dell'Hotel Terme. Siamo veramente felici di essere presenti spero che sia una bella serata ed è bello vedere tanta gente che partecipa così attivamente a questa bella iniziativa. L'associazione Cuochi e Pasticceri della BAT in prima linea nell'organizzazione del menù, rigorosamente a base di prodotti tipici locali. C'è un bel menù abbastanza ricco e per quanto riguarda anche prodotti del territorio, perché noi vogliamo valorizzare anche i prodotti del nostro territorio. Ad esempio? Ad esempio c'è la bocca rosa, sarebbe a dire un spinaccetto di campagna, abbiamo anche la borragine, per cui avremo questi prodotti con un riso e poi ci sono ovvio la cipolla di Margherita, c'è poi anche il gambero di Margherita, è ovvio che poi viene tutto condito con il sale di Margherita. Il servizio ai tavoli e l'accoglienza degli ospiti sono stati curati anche quest'anno dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia. Quest'anno siamo in una nuova veste perché rappresentiamo il polo degli studi in quanto liceo scientifico e istituto alberghiero si sono fusi. Non è venuta meno naturalmente questa nostra disponibilità, questa costante disponibilità verso la solidarietà e ripeto, noi incentiviamo queste attività, queste azioni perché già di per sé sono formative per i nostri studenti.